Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si scrivono gli articoli di giornale con i fogli di videoscrittura introducendo il capolettera per ogni paragrafo, proprio come avviene nei giornali. Allora, noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma in particolare questo argomento è simile in tutti i fogli di videoscrittura. LibreOffice Writer può essere installato gratuitamente nella maggior parte dei sistemi operativi. Allora, andiamo subito al nostro foglio di videoscrittura. Vedete, è una pagina normalissima con il cursore in alto a sinistra, una pagina 4. Allora, la prima cosa che bisogna fare è andare nel menu formato, poi pagina. E vedete che abbiamo la linguetta pagina, noi spostiamo subito l'orientamento della pagina da verticale a orizzontale per fare un articolo che sia, diciamo, più orizzontale possibile. E diminuiamo anche i margini, i quattro margini della pagina, per far sì che ci sia più spazio possibile per l'articolo. Allora, premiamo 1 nella tastiera, facciamo tab 1, tab 1, tab 1, tab. Praticamente abbiamo fatto il margine superiore, inferiore, sinistro e destro di 1 cm. Facciamo applica ed ecco che vediamo subito che il punto di inserimento del testo si sposta più in alto a sinistra perché il foglio è più grande. Allora, che cos'è la divisione in colonne, chiedo scusa, della pagina? È un argomento che il foglio di videoscrittura ritiene essere affine, per esempio, alla pagina. È per questo che noi troviamo proprio nel menu formato pagina la linguetta colonne. Che cosa si può fare? Si possono utilizzare dei preset che sono già stati messi qua, per esempio, vedendo qui nell'anteprima quello che succede, oppure si può cliccare qui e fare quattro colonne. Noi vogliamo fare quattro colonne, cioè la pagina non deve essere strutturata con un paragrafo che va da sinistra a destra, cioè dal margine sinistro a destra, ma deve avere quattro colonne. A questo punto possiamo fare applica. A prima vista, quando facciamo ok, sembra che non è successo niente, ma nel righello orizzontale in realtà vediamo che ci sono questi selettori, vedete che hanno diviso praticamente il foglio elettronico in quattro settori. Ci sono tre selettori ed è per questo che, essendoci due margini, il sinistro e il destro, vengono quattro colonne. Andiamo a selezionare, copiare e incollare un pochino di testo da internet, per far sì che questo esempio sia un pochino più comprensibile. Abbiamo scelto un articolo, per esempio dal Sole 24 Ore, semplicemente perché parlava del mondo dell'informatica e quindi abbiamo pensato fosse un argomento un po' più affine a quello che trattiamo nel nostro canale. Computer Xerox valuta l'acquisto di HP, operazione da 27 miliardi. L'abbiamo fatto soltanto per trovare un pochino di testo. Col tasto sinistro del mouse clicchiamo, manteniamo premuto e praticamente invadiamo, selezioniamo tutto il testo. Ci fermiamo alla fine dell'articolo senza invadere, senza avere questa colonna a destra, vedete, ci fermiamo qui. Il nostro browser che è Opera fa subito una barra di strumenti flottante con i tasti cerca e copia, ma si può fare tasto destro, per esempio copia e poi tasto destro incolla. Stiamo facendo copia e incolla, quindi Ctrl C, Ctrl V se uno vuole usare le scorciatoie. Andiamo nel nostro foglio di videoscrittura che è stato formattato in quattro colonne, facciamo tasto destro, incolla speciale, testo non formattato. Perché testo non formattato? Perché spesso il testo che viene dai siti web ha delle caratteristiche che non sono, diciamo, molto compatibili con quello di un foglio di videoscrittura. Testo non formattato. Ed ecco che vedete che viene occupato praticamente tre colonne. Allora, il carattere, la fonte ha dimensioni 12, noi la vogliamo un pochino più grande, ma quello che possiamo fare è andare su modifica e fare, se lo troviamo, seleziona tutto, vedete, e poi andare sulla dimensione della fonte e dirgli 14. Così lo facciamo un pochino più grande, anche più leggibile a video per voi che state guardando questo video da YouTube. Allora, manca una cosa fondamentale, manca il titolo, ce lo dobbiamo mettere. Dove lo inseriamo? Noi lo inseriamo all'interno dell'intestazione di pagina. Il LibreOffice Writer, l'intestazione di pagina, non è inserita automaticamente, quindi bisogna andare nel menu Inserisci. E poi nell'opzione Intestazione di pagina, all'interno di questo menu c'è la voce riga di intestazione, stile predefinito, c'è un solo stile, usiamo questo. Vedete che è stato messo il cursore nella porzione della pagina che è dedicata all'intestazione di pagina. Andiamo nell'articolo, torniamo su, abbiamo deselezionato, torniamo su e scegliamo tutto il titolo. Lo praticamente selezioniamo, tasto sinistro del mouse, manteniamo premuto fino in fondo, facciamo tasto destro, copia. Andiamo all'interno del foglio di videoscrittura, nella porzione dell'intestazione di pagina, tasto destro, incolla speciale, testo non formattato anche qui. Non ci piace un pochino troppo piccolo, allora andiamo nella casellina di scesa degli stili del paragrafo e diciamo
Titolo principale, forse sarà un po' grande, vedete, viene un po' grande, noi lo riselezioniamo tutto, gli diciamo invece che 28, gli diciamo 24, ed è perfetto, vedete, computer Xerox, valido l'acquisto di HP. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo diviso in colonne, in quattro colonne la pagina, messa in orizzontale, queste cose le abbiamo trovate nel menu formato pagina, perché praticamente i margini stanno nella linguetta pagina, le abbiamo messe a un centimetro, mentre l'opzione delle colonne sta ovviamente nella linguetta colonne, e poi abbiamo inserito la riga di intestazione dal menu inserisci, praticamente intestazione piedi pagina. Abbiamo copiato ed incollato il titolo qua perché ci sembrava più corretto, ci manca soltanto una cosa, il capolettera. Allora andiamo nel paragrafo, il capolettera è un argomento inerente al paragrafo, quindi dobbiamo andare nel menu formato, questa volta paragrafo, non pagina. Vedete, ci sono tante linguette anche in questo caso e c'è la linguetta capolettera. Allora possiamo cliccare subito mostra capolettera e vedete che in pratica viene scelto automaticamente di creare una capolettera di un solo carattere che invada tre righe. Ma uno può, per esempio, vedete, mettere tutta la parola in capolettera oppure può invadere più righe. Però per voi, secondo me, la scelta che fanno loro, quella di default, è corretta. Cioè una sola lettera, quella che avviene nei giornali, tre righe. Facciamo ok ed ecco che è venuto il nostro capolettera. Possiamo anche ripetere l'operazione. Andiamo in questo paragrafo qui, facciamo formato paragrafo, abbiamo detto che il capolettera è una caratteristica del paragrafo, clicchiamo il segno di spunta e lasciamo un carattere tre righe. Ed ecco che possiamo continuare così, facendo praticamente ogni prima lettera del paragrafo un capolettera. Andiamo a vedere in anteprima di stampa come è venuto, sempre verificare prima di stampare l'anteprima di stampa perché ci potrebbero essere delle differenze. Facciamo un po' di zoom ed ecco che il nostro foglio A4 in orizzontale, anche se ha un formato molto differente da quello del giornale, inizia ad essere un pochino più simile a quello di un quotidiano vero e proprio. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti di averlo seguito fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.